probabilmente soprattutto contro quella di Ettore Messina. Adesso vediamo. E qui Messina, due post alto qui, palla persa, non si può, questo è un canestro. Rubio inventerà qualcosa. Va dietro per Navarro che prende il rimorchio di Pecevo. Abbiamo citato le Final Four del 96, le ultime nella storia del Real Madrid. In quell'edizione il Real si fermò proprio al cospetto del Barça in semifinale. Rubio cerca di battere dal palleggio Prigioni, si appoggia al tabellone. Chi vogliono è questo qui, però era libero, doveva tirare e doveva tirare con più sicurezza. Non era neanche il gioco che voleva Rubio, quello che ha portato il pallone di nuovo nelle sue mani, però lo trasforma in tre punti, 5 in fila per lui. Nonostante tutto, Tomic la cede a Jaric che non si lascia pregare e sbaglia. Bel tocco al rimbalzo da parte di Yul, che però non è fortunata anche perché tutti i compagni erano scappati verso la propria metà campo. Non sono sufficienti, peraltro, per fermare Ricky Rubio. Un po' forzato da... È chiaro che se regali un palcoscenico vengono fuori anche gli attori. Ah, guarda, assolutamente. E Reyes l'ha fatta vedere malissimo e Rubio bravissimo. Rubio che qui è anticipato, non riesce a ricevere, poi arriva il consegnato da parte di Fran Vázquez che fa spallate con Prigioni. Rubio ritrova Fran Vázquez che torna sopra il ferro, controsorpasso. Hanno eseguito questo pick and roll, pick. No, rimbalza Ndong, apertura nelle mani di Ricky Rubio, anche lui deve salire di colpi in questo finale di partita, prova a farlo accelerando e scaricando per un'altra tripla. The Pin! Michael! La partita è Blaugrana. Assolutamente, quindi 67-60, ultimo minuto, niente da fare. Rubio può anche far sparire la palla, cerca di marcare lui. Qui regala un prodigio per Ndong, poi chiede l'antisportivo, credo sia anche la lettura della terna arbitrale. Direi che il primo episodio di questa serie è di Pasquale. Assolutamente, Barcellona ha avuto una partita durissima, Messina dispiaciuto perché la sua squadra aveva la cosa proprio in mano. 49 secondi dalla fine, bel passaggio da mago proprio. E qui Prigioni di frustrazione spende il fallo che fa calare definitivamente il sipario sulla partita. Sì.